Buongiorno, non ci sto credendo che ho acceso la fotocamera, ma l'ho fatto, è trascorso tanto tempo dall'ultimo video che ho caricato qui e ho deciso però di registrare, di provarci ogni tanto a pubblicare un video, contrario a tutte le regole in realtà di comunicazione. Nei social ci vorrebbe una scaletta, ci vorrebbe un programma, ma niente, io in questo momento non posso. Va tutto bene, Bianca cresce, Lucia è un sogno vederla diventare così grande giorno per giorno e ho deciso di iniziare con questo video che è uno di quelli che mi piace di più, video dei prodotti finiti. Iniziamo perché io lo faccio da mesi, sto riempiendo questo sacchetto da mesi ed è arrivato alla fine capienza. Iniziamo con questo balsamo intensivo istantaneo. Per capelli secchi, senza tempo di posa, l'olio straordinario, che dire, è eccezionale. Io non ho trovato un balsamo che fosse così performante, senza tempo di posa, e lascia i capelli molto nutriti, belli, sia al tatto molto morbidi, alla vista belli, luminosi. E poi senza tempo di posa, che è già il requisito forse sufficiente per far acquistare questo prodotto a noi che andiamo sempre di corsa, che ci facciamo la doccia come mi è appena successo, infatti sto già sudando in 2 minuti netti perché per paura che qualcuno si svegli, quindi fantastico. Poi non mi è piaciuto invece questo shampoo idratante latte di mandorla nutriente per capelli disidratati, latte di mandorla bio e linfa d'agave bio dell'ultra dolce. Questo non mi è piaciuto perché mi ingrassava i capelli. Io ho i capelli molto spenti, cioè sembra essere prodotto un capello disidratato, è il mio. È il mio anche perché ho fatto delle schiariture per 2 volte, infatti ho i capelli molto chiari che ora non si riesce molto ad apprezzare perché la base è sempre scura, però è così. Quindi ho i capelli disidratati, questo l'ho acquistato con l'idea che mi sarebbe venuto in aiuto, ma in realtà no, mi ingrassava troppo la cute, quindi niente, non mi è piaciuto. Invece, ecco, allora, balsamo Dove per tutti i tipi di capelli, idratazione quotidiana. Allora, questo in realtà non posso dare un giudizio nonostante l'abbia utilizzato interamente io in famiglia e quindi dici, avrei dovuto crearmi un'opinione. No, perché non l'ho utilizzato come sarebbe stato corretto fare, perché lo mettevo in posa a mezzo secondo e sciacquavo, ma il balsamo non posso due prodotti diversi utilizzarli allo stesso modo e pretendere di formarmi un'opinione in merito. Quindi lo shampoo mi è piaciuto molto, il balsamo no, perché non né mi ammorbidiva i capelli né me li districava, niente di niente, ma la responsabilità è mia. Quindi niente, ci asteniamo dal giudizio, non ci asteniamo dal giudizio sul bagnoschiuma Nidra, bagno latte idratante con proteine del latte, top di profumazione, top di resa, la pelle è morbida e profumata e sembra idratata veramente, senza bisogno di crema. E poi io ho un debole per questo profumo perché io sono straconvinta che girasse in casa di mia zia dove ho dei ricordi felicissimi di quando ero bambina,
Quindi forse anche questa memoria olfattiva agevola nell'opinione positiva che io ho di questo prodotto, però ragazze, compratelo anche perché non si trova spesso, quindi quando c'è facciamone scorta tutti. Poi, acqua distillata alle rose, ragazze, allora io ormai da diciamo una decina d'anni io faccio una buona skin care, pulizia del viso, mi detergo il viso, utilizzo il tonico, metto le creme, quindi diciamo che in 10 anni ho utilizzato infiniti tonici, però devo dire che quando non so cosa acquistare vado da lui. E sono felice perché innanzitutto la profumazione è un qualcosa di, secondo me c'è una sorta di aromaterapia, io non so il valore dell'effetto che possa avere l'odore di rosa, ma almeno su di me è proprio calmante e quindi quando mi metto questo, magari o me ne metto qualche goccia sulla mano e faccio così, o sul dischetto di cotone, oppure nei sample da viaggio, no? Sapete quei contenitorini che una si porta in viaggio, quello spray ne mettiamo un po', spruzziamo, ci rinfreschiamo. Abbiamo un ottimo odore di rosa, top, a me piace tantissimo. Come mi è piaciuto tanto, e qui cioè ce ne ho più di uno. Allora, questo gel detergente rinfrescante pelli normali o miste della Clinians Hydra Plus. Allora, questo in origine, la prima volta l'ho acquistato per una ragione molto aulica, cioè costava meno di tutti. Perché io cercavo un gel appunto detergente, andata in un supermercato che non era, che era il Deco, mi sembra, comunque non un discount, dico, vabbè, vediamo un po' i gel rinfrescanti. Anche il gel della Nivea aveva dei prezzi assurdi, questo era quello che costava di meno. Dico, ma sì, mi piaci tu. Ti porto a casa, ragazze, top. Allora, top perché con un'erogazione sola ci fa tutto il viso, è sufficiente. Non c'è bisogno, sapete, a volte ne devi fare un po' di meno di un push oppure uno e mezzo, questa è una perfetta. E poi fa una leggerissima schiuma e rinfresca effettivamente, pulisce il viso, odore neutro piacevole, virante sulla menta, in realtà dice succo d'aloe, però avete capito quell'odore fresco. Questo top. Poi ci siamo struccate, quindi abbiamo diversi dischetti di cotone. Allora, questi dell'Eurospin Fior di Magnolia, i miei preferiti sono questi, formato maxi, ma spesso e volentieri non ci sono nel formato maxi. Allora Gabri, perché va Gabri a fare la spesa a casa mia, mi prende questi qua piccolini. Allora, come resa, ovviamente è la stessa del pad, però io preferisco il maxi perché ne uso uno, mi strucco tutto il viso perché non è che una si trucca chissà che cosa, ne basta uno. Sono finiti i tempi dove mi facevo un trucco completo agli occhi, al viso, però insomma, ottima linea. Che dire, questi della Cotoneve Maxi Bioline biodegradabile e compostabile hanno una. Io ho un capello che mi sta facendo impazzire, ma purtroppo andremo avanti così. Noto una differenza, e cioè nella struttura del pad stesso, molto più resistente questi della Cotoneve, però siccome non vado a fare non andiamo a fare spesso la spesa in supermercati diciamo non discount, quelli dell'Eurospin mi piacciono, mi soddisfano, quindi Cotoneve quando capita sì, ma non è una cosa che vado a ricercare. Poi invece abbiamo, eccolo, allora lo shampoo Dove, questo del balsamo. Allora, sullo shampoo per tutti i tipi di capelli e idratazione quotidiana posso dire tanto perché l'ho utilizzato effettivamente tutti i giorni.
L'abbiamo utilizzato sia io che Gabriele, che abbiamo due tipi di capelli assolutamente diversi. Io ho dei capelli molto fini, la cute tendente al grasso, invece la struttura del capello disidratato. Gabri ha un capello molto grosso, molto forte, sano, e quindi entrambi ci siamo trovati bene perché è uno shampoo veramente da poter essere usato tutti i giorni, che lava la cute, il capello lo lascia pulito, né troppo secco né con un effetto troppo idratante. E con questo caldo è il classico che si può comprare ad occhi chiusi per poter usare tutti i giorni senza aver paura di danneggiare il capello. Poi, sempre shampoo. Questo della Lucy ci è piaciuto tantissimo, ultra dolce bambini 2 in 1, shampoo e balsamo ipoallergenico. Questo ci è piaciuto innanzitutto la profumazione, buona. E qua dice avena, crema di riso e latte d'avena biologico. Io l'avena non fa questo odore, però è un odore, sapete, proprio da bambina. Dolce, ma non stucchevole, flaffoso, fantastico. E la Lucy ha dei capelli molto fini, e quindi se fosse troppo come consistenza, lei andrebbe a ingrassare anche lei la cute, mentre invece il fatto che sia shampoo e balsamo riscontro una positività. Non per noi adulti, ma per i bambini sì, perché in effetti lei esce dalla doccia con i capelli già districati, ed è tanto perché la Lucy non è precisa con i capelli, non è una bambina che sta ferma, non è. E quindi i capelli sono arruffati, si butta per terra, si mette la molletta. Poi lei ha l'idea di voler fare la parrucchiera da grande, quindi le piace molto acconciarsi i capelli. E quindi inevitabilmente si vengono a creare nodi. Questo buono, buono, buono. Poi, allora, vediamo qua che cosa abbiamo. Guardate i prodotti che mi piacciono. Allora, aspettate. Allora, vedete che già di tutti e tre ne ho il doppione. A riprova, video verità. Ok, e quindi non dico altro. Poi altri, vediamo un po'. Wow, ragazzi, e tre, quindi che dite, mi è piaciuto? Altri patch, altri pad. Scusate. Allora abbiamo qua invece. Allora, di questi non ricordo, però secondo me buoni, buoni tutti. Non ricordo però dove li abbia io comprati. Renne, cos'è, Lidl? Allora, questi sempre fior di magnolia, e già ne abbiamo parlato. Poi ne ho due dischetti struccanti 40 pezzi Ren e Maxi, però ricordo che. Guardate, guardate. Mamma mia, considerate che sono le 7 del mattino e ora devo cominciare la giornata. Buoni Ren, dov'è Lidl? Dai che voi lo sapete, ditemi. Quest'altri, Cotton Sound Argento, non ricordo. Questi della Alice mi sono piaciuti. Questi della Alice erano quadrati, che vi dirò che forse come forma meglio per pulire il contorno occhi. Quindi abbiamo capito che la mia maniera di struccarmi è dischetto di cotone e acqua micellare. Acqua micellare, qua ne ho. Questa qua, acqua micellare bio, della linea Amo Essere dell'Eurospin, molto buona,
e ci ritorno. Adesso in uso sempre questa, quindi ci ritorno senza infamia, senza lode. Allora, il top acqua micellare è quella della Garnier Rosa, la prima che uscì anni fa, per potere struccante a mio avviso. Però questo perché la usavo anni fa, anche quando ero molto truccata, porta via tutto. Siccome ora non ho molto da portare via, ma contento di una performance inferiore, e questa è ottima, ottima, e ve la consiglio. Quest'altro, dove io l'abbia preso, non lo so se era il DM, sì, no, il DM qua non c'è, l'MD, il tonico detergente delicato rinfrescante per tutti i tipi di pelle. Comunque, no, questo è un tonico, però ricordo che non mi è piaciuto perché è un tonico schiumogeno, cioè, e quindi poi è un tonico che va sciacquato, e non è questo l'utilizzo che io faccio dei tonici. Infatti guardavo se fosse anche struccante, no, era solo rinfrescante, non mi è piaciuto comunque, quindi non lo ricomprerò. Poi cosa abbiamo? Sempre. Allora, sempre capelli abbiamo. Vediamo. Questo Dove trattamento intensivo, ricostruzione intensiva per capelli danneggiati, 1 minuto di posa. Buono anche questo capelli nutriti, ripara, protegge e previene i danni. Anche questo capelli nutriti. Lo utilizzavo in palestra, soddisfacente, capelli districati, però non supera, ecco, quello dell'Elvive, però lo posso ricomprare, è comunque valido. Poi strisce depilatorie purificanti viso della Catis. Allora, questo qua no, la utilizzi una volta sola, un solo strappo e già diventa inutilizzabile, e in più non toglie tutti i peli con una sola passata, quindi direi di no, che non le ricomprerò. Poi abbiamo riguardo, passiamo alla skincare, proviamoci. Ah no, sempre shampoo, sempre capelli, ne ho altre due di cui parlare. Allora, Conad Essentie, shampoo e balsamo 2 in 1. Allora, questo lo abbiamo comprato, l'ha voluto comprare Gabriele. Gabriele ricerca sempre shampoo e balsamo insieme. E questo è antiforfora riequilibrante. No, non ho trovato né perché poi sta nella doccia e noi diciamo a casa tutto di tutti. L'ho utilizzato anche io e anche lui mi ha detto che non si è trovato granché, che non si ha una sensazione di cute pulita al termine dell'utilizzo, e neanche ho trovato questo senso di capelli ben districati che dovrebbe avere un prodotto che contiene in sé il balsamo. Quindi no, questo della Conad, però l'odore è molto officinale. Poi questo, guardate che io ci ho attaccato la foto di Frozen per la Lucy. Questo qua è però è tutto. Comunque, la maschera 5 in 1, non mi ricordo se adesso è questo ancora il pack all'Eurospin. Ragazzi, comprate questa maschera spray. Allora, questa è una magia. Capelli bagnati, tamponati, una spruzzatina per la Lucy, io un bel 3-4. Anche il capello più annodato viene districato da questa. Questo è un prodotto che anni fa avevo visto consigliato da Osservatrice Scaltra. Ragazzi, aveva ragione, infatti ne ho un altro in utilizzo, è l'ennesimo che compro, top. Siccome li avevo messo nel borsone della Lucy, nel noto, per farle avere voglia di utilizzarlo, le ho messo la foto di Frozen, di Elsa. Allora, e parliamo sempre di lavarci delle piccoline. Allora, della Mustela, questa qua. No, è un prodotto che quando sono andata in sanitaria, prima che nascesse Bianca, a fare un po' d'acquisti, non dico, ma che prodotto è questo? Cioè, che senso ha un po' d'acqua? Perché è un'acqua lavante che non si sciacqua, ragazzi. E invece, come sempre, quando l'aspettativa è pari a zero, l'ho utilizzata con una soddisfazione enorme, perché ogni pulivo Bianca, che
che poi lei si è offerto di una vita topica. E se avessi usato maggiore testa avrei continuato con questo invece di fare il bagnetto. Comunque, e questa effettivamente pulisce, dà quell'odore proprio di bambino della mustela, che non so se insomma chi di voi sa. Ecco, adesso lo stiamo annusando insieme. È bellissimo, pulita, effettivamente trovavo la pulizia nello stesso tempo quando faceva cacca, che all'inizio ovviamente è molto più liquida, con il pad di cotone della Chicco e questa sempre in borsa, pulivo in ogni circostanza, in ogni occasione con soddisfazione. Prodotto top, soprattutto per chi ha neonati. Allora, sempre per i neonati vi segnalo questa qua. Il talco non talco della Fiocchi di riso, perché a parte l'odore proprio di burro talco, no, l'odore di talco, è una crema, è un'emulsione fluida che si assorbe all'istante, idrata, nello stesso tempo assorbe il sudore e ha un leggero potere, repellente per gli insetti. A me è piaciuto, è un prodotto che costa tantissimo, quindi non è di quel prodotto che ti innamori e devi necessariamente riacquistare, però mi è piaciuto. Buono. Poi vediamo un po', sempre sul lavaggio, Roll-On è la tipologia di deodorante che apprezziamo di più in famiglia. Il migliore sul mercato per noi è Neutromed, però quando non lo trovo, Dry Comfort della Nivea, questo 72 ore ci è piaciuto tanto, e questo è il materassino d'atterraggio dove non trovo alternative, questo è dell'Eurospin, Near Delicato Deo Roll-On Neutro, buono, 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 ce n'ho sempre uno in macchina in caso venga fuori un odore non gradevole. Questo qua, esfoliante corpo mango biologico e zucchero scrub corpo, la linea Organic Shop, che io marca che scoprì al Cosmo Prof di Bologna, mi pare nel 2015, ha prodotti che costano poco, profumatissimi e che viene voglia di mangiare, funzionanti. Questo era uno scrub molto molto delicato che però con piacere la scorsa estate, che ero incinta, ricordo di utilizzare spesso, una o due volte a settimana, sulle gambe, facile da applicare e facile da sciacquare. Il problema, però questo è di tutti gli scrub, è che è molto molto scivoloso e quindi nella doccia dovete subito subito pulire il piatto doccia per evitare incidenti domestici. Un buon prodotto valido che costa poco. Poi vediamo un altro, ecco qua il Neutromed Fresh, però quello che apprezzo di più è con l'etichetta verde. Poi andiamo sempre corpo, sempre corpo. Oh, poi passo alla skincare. Allora, Caloderma Argan Illuminante, fluido corpo, idrata e rigenera la pelle per tutti i tipi di pelle. Questa è l'odore della crema della gravidanza di Bianca. Questa la applicavo tutti i giorni. È troppo pesante quando le temperature sono alte, però questa erogazione, modalità di erogazione per me è troppo comoda perché resta direttamente nel cestone. Io pigio e me la applico e diciamo preservare l'ordine è un miraggio perché poi non ci riesco, però questo agevola, già il pack ci piace. Dopodiché l'odore è molto molto persistente, cioè applichi la crema e dura, nella giornata dura tranquillamente, deve piacere perché è molto identificabile, non è neutro, effettivamente è illuminante, quindi è un ottimo prodotto che costa poco, da utilizzare però nelle stagioni più fresche. Ora non lo riacquisterei, ecco.
perché ricordo che bisognava proprio massaggiare tanto per assorbirsi. Poi passiamo, andiamo un po', dentifricio, allora dentifrici Colgate Max Clean microgranuli, quello che ci piace di più a casa, che poi ce ne dimentichiamo e ne compriamo infinitamente altri, ma questo ci piace per il pack perché è di quelli lì che si riesce in tranquillità, un po' più morbidino, a spremere tutto, perché Gabri ha l'ossessione di arrivare alla fine dei dentifrici. C'era un post che io ogni volta a lui ricito del dentifricio, che dice lasciami andare, invece noi stiamo lì fino all'ultimo. Ecco, Gabri è una di quelle persone che non lascia andare i dentifrici. Questo pack agevola ed è il miglior dentifricio sul commercio. Mentre invece questo Parodontax Ultra Clean me l'aveva dato il dentista, noi l'abbiamo finito perché ce lo siamo portato nei vari viaggi, perché aiuta a fermare e a prevenire il sanguinamento delle gengive, cosa di cui soffro io e soffre Gabriele. Effettivamente questo scopo lo raggiunge, ma sicuramente non è un dentifricio che lascia un alito buono e poi non crea schiumetta. Resta proprio la pasta, quindi è salina come sapore. Questo è per la Lucy, questo ci è piaciuto tanto. Bio Repair Kids 0-6 anni con estratto di fragola, nutriente per le gengive. Una cosa su cui abbiamo puntato è far lavare i denti alla Lucy tutto il giorno, e tu dici wow, lo fanno tutti, non è facile con i bambini, però. Dato che qua c'è Frago e Lina, ogni volta una si mette lì, dice prendiamo Frago e Lina, e buono, buono, a lei il sapore piaceva, lo utilizzava volentieri, quindi buono, scopo raggiunto. Poi passiamo, crema mani, no, crema mani è questa, crema mani è questa, sì, mani e unghie, della Leo Crema. Questa mi è piaciuta tanto perché idrata, si assorbe subito, costa poco e poi è rosa, e me la sono tenuta in ufficio, cioè l'ho tagliata, quindi pensate quanto mi sia piaciuta. E ottimo, ottimo prodotto, anche l'odore tipico della Leo Crema mi è piaciuto, rinforza le unghie, non lo so, io ho le unghie forti, non vedo miglioramenti, io intanto guardo l'orario e buon prodotto. Invece questo mi è piaciuto tanto e non me l'aspettavo. Tesori di Provenza Bio, crema radiosa idratante all'olio d'oliva bio di Provenza. Allora, questa ragazzi è un prodotto nuovo e dall'odore proprio fresco, erbaceo, molto leggero, adattissimo per questo periodo. Costa un po' di più della media di creme da viso da supermercato. Ha questo pack che apprezzo tanto. Allora, il pack che apprezzo perché, ecco, a differenza, facciamo il confronto, questa qua della Nivea, crema giorno idratante, super idratante, 24 ore non stop. Allora, sicuramente questo pack è molto più igienico rispetto a qua, dover aprire e prendere col ditino. E poi questa della Nivea, devo dire, è palese, per chi poi si trucca lo nota ancora di più, ma già dalla semplice applicazione si percepisce il fatto che non va dentro la pelle, rimane tutto fuori. Non mi so spiegare altrimenti, cioè si asciuga, hai un buon odore, però la pelle non è nutrita. All'opposto di questa, dove si ha un effetto migliorativo della pelle istantaneamente, mi è piaciuta tanto, mi è piaciuta tanto. Allora, come mi è piaciuto, continuiamo sulla skincare, questa crema Sweet Cream, crema viso anti-age illuminante all in one, che anche come questa, anzi forse di più, avendo questa erogazione è ancora più pulito come gestione. È una crema che costa di più delle medie di crema di supermercato, che ho comprato sul sito di Sweet Asa Cosmetics, e penso sia stata la prima volta che utilizzavo la crema a giorno. Illumina, idrata e può essere usata
ogni giorno in tranquillità. Top, questo è l'ennesimo che utilizzo, sempre di Sweet Asa Candy e Sweet Asa Cosmetics, altri tre prodotti. Allora, il siero contorno occhi mi piace tanto perché si assorbe istantaneamente, fa migliorare subito visivamente le borse e sembra far assorbire meglio la crema successiva che io utilizzavo in combo, e anche questa ha l'erogazione, come si dice, airless, fantastica. L'unica cosa negativa è che non vedi quando sta per finire. I sieri contorno occhi in genere costano uno sproposito, questo costa abbastanza, però diciamo affrontabile. Quindi sono dei prodotti che poi, soprattutto quando vanno in sconto, perché spesso fanno degli sconti una volta al mese, mi sembra il 17, e io li acquisto. Quindi ottimi prodotti per la skincare. Oltre alla maschera Sweet Dream, a me piace molto il burro cacao di Sweet Asa Cosmetics. Questo mi sembra sia il terzo e ne utilizzo il quarto, e non avrei mai detto di apprezzare, che avrei apprezzato in particolar modo un burro cacao. Dico, il burro cacao saranno tutto uguali. Non è affatto così, perché come per la crema, anche per il burro cacao c'è diversità di quelli che restano in superficie e quelli che ti vanno bene a nutrire le labbra. Questo è uno dei secondi tipi, fantastico. Poi, sempre skincare, questa della Veralab, dell'estetista cinica, siero Hydra, siero viso con acido ialuronico idratante. È un siero che ho acquistato con gli sconti. Allora, mi è piaciuto, rimpolpa la pelle, però cioè, mi è sembrato troppo caro per quello che rende. Ad esempio, avevo provato il siero alla vitamina C, sempre su Sweet Asa Cosmetics, e mi è piaciuto e costa di meno di questo, cioè non mi ha dato un effetto wow, ma forse è anche la tipologia di prodotto, acido ialuronico che non era adatto a me, è meglio un siero illuminante, non lo so, sono abbastanza ignorante in materia, però no, non lo riacquisterò. Sempre skincare, questa maschera viso ai peptidi anti-age dell'FGM04, avevo ottenuto in omaggio, devo dire molto valida, ma soprattutto piena piena di siero. Cioè, dopo che io ho fatto la maschera, il siero contenuto in questa busta l'ho utilizzato come base prima della crema viso minimo una settimana. Quindi un buon prodotto, lo posso ricomprare, perché nel costo non c'è solo la maschera, ma c'è anche tutto il siero per la settimana. Poi, profumo, questo ce l'ho da anni e l'ho finito adesso, questo della Yves Rocher alla vaniglia bianca Eau de Toilette. Allora, nota di merito grande, è l'erogatore buonissimo, di quelli che fanno un bel spruzzo netto, deciso, e che è sufficiente a profumarci. Vaniglia bianca è dolcissimo e non è necessario utilizzarlo come nei disegnini d'inverno. È neutro, come diciamo, come sì, come profumo anche da portare tutti i giorni, perché poi non è così tanto persistente, ci dà a noi la sensazione di essere pulite e sistemate, ma insomma, buono, si può usare tutti i giorni, non so neanche se lo facciano più. Solo due prodotti di make up, e questo è sintomatico. Allora, abbiamo correttore di Clio, il numero 07, che è perfetto per le mie occhiaie, fantastico. Il correttore di Clio è, secondo me, il prodotto meglio riuscito di Clio Makeup, perché è come se fosse talcato, la resa è talcata, resta senza bisogno di fissarlo con la cipria, copre, e un po' coerentemente anche con l'idea che ha Clio di Makeup, non è trasformante, non è un correttore che copre
tutto, lascia un minimo, no, adesso ne ho uno di Astra, comunque che lascia intravedere l'occhiaia e che rende il look più naturale. È comunque stratificabile, cioè se noi ne facciamo due o tre passate si possono fare tranquillamente, non fa spessore. Quello che consiglio io è metterne un puntino all'interno dell'occhio, poi due sotto, tamponare. E se volete farlo anche come base per la palpebra, se non utilizzate, cosa che invece però vi consiglio di fare, è un primer occhi, perché la differenza c'è, però se non volete comprarlo fate come base questo, questo è adattissimo, si assorbe, si asciuga e dà uniformità. Io però ne faccio solo una passata perché non ho necessità di coprire così tanto le occhiaie, non mi danno fastidio, ce le ho, non dormo tanto e via, viva la vita! Però fantastico prodotto, ne ho in uso un altro, mi sembra 3-4, io ne ho utilizzati sicuramente. Matita sopracciglia di Wygon, Micro Blending Effect, questa l'ho comprata, mi è durata 6 mesi, automatica e brow pencil, di quelle lì, quindi con la matita automatica che non si tempera, qua c'è lo spazzolino, mi sembra costi di più rispetto a quella della Kiko, ha una mina anche più grande rispetto a quella della Kiko, però devo dire che mi dà l'idea di essere molto più con capacità fissante rispetto a quella di Kiko. Mi è piaciuto e mi è piaciuto anche il colore bronze 03, adatto alle mie sopracciglia. E dura tutto il giorno. L'ho comprata a settembre, quindi non ha affrontato il grande caldo perché da settembre a 6 mesi. Però ottima, ottima, ottima. Mi è piaciuta questa della Wygon e Wygon mi ha stupito anche per il primer del mascara, ma ne parleremo quando lo finirò. Allora, ragazze, 36 minuti di video e io non so come affrontarlo, se dividere, insomma, vediamo un po', però sono contenta di essere tornata e non vedo l'ora di caricarvi il video e di vedere le vostre reazioni. Vi mando un bacio, buona giornata, buona vita.